Grazie Presidente. Vorrei sottoporre alla sua attenzione, come è stato fatto in ufficio di presidenza da diversi gruppi parlamentari, in quanto faccio questa premessa, il governo, almeno nell'ufficio di presidenza, ha detto che la questione che le sottoporrò deve essere vagliata dalla Presidenza stessa e non è di competenza del Governo. Io però vorrei farle presente che il testo uscito dalla Quinta Commissione Bilancio, per quanto riguarda la legge di stabilità, non rispetta la legge 196 del 31-12-2009, precisamente articolo 11,3, nella quale è esplicitato come deve essere formulata la stessa legge. Io voglio ricordare a lei, colleghi, che la legge stessa, il comma 3, dice esplicitamente: essa non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale, ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale. Detto questo, Presidente, io solo per farle alcuni esempi, vorrei ricordare il comma della norma 5 septies, che dà 25 milioni al SIN di Brindisi, 10 bis forestali 1,5 milioni, il 13 bis 2 milioni. Nel 2014 per i ristoranti del sud del mondo, 26 bis, 2 milioni per l'Istituto Studi di Napoli, 46 bis, collegamento Termoli San Vittore, 47 bis, 3 milioni di trasporto marittimo per lo Stretto di Messina, 162 bis, 3 milioni per i volontari in aree di conflitto, 171 bis, stabilizzazione di 12 persone nelle authority. Per la privacy. Insomma, non le faccio tutto l'elenco ovviamente perché occuperei troppo tempo all'aula, però vorrei sottolineare che se o il governo o rimandando in commissione la norma o la Presidenza in qualche modo con qualche procedura che la Presidenza riterrà ammissibile non si mette mano al testo uscito dalla commissione, noi votiamo una legge di stabilità che è contro la legge che ha istituito la legge di stabilità stessa. Non sono mai venuti casi così eclatanti in passato da quando è istituita la stessa legge di stabilità. Io quindi le farei presente che a questo punto porrei il problema a lei perché ritengo e riteniamo come gruppo parlamentare che essendo una legge di stabilità che va contro la norma che ha stabilito come deve essere formulata la legge di stabilità stessa, credo che il Presidente della Repubblica non potrebbe nemmeno firmare un atto di questo tipo in quanto gli emendamenti approvati sono contro la legge numero 196 del 2009. Le sottopongo all'attenzione, spero di avere una risposta che non si limiti semplicemente a prenderne atto, ma che vada a risolvere i problemi, e ripeto, non vogliamo entrare nel merito delle contestazioni che facciamo alla legge di stabilità stessa, ma alla legittimità della legge di stabilità. Grazie.